L'infertilità maschile è l'argomento di giornata di Ridica 33, la consueta rubrica settimanale che portiamo avanti con il dottor Andrea Minetello, al quale porgo i miei saluti. Grazie, grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Infertilità maschile, quindi andiamo dalla parte urologica della mia specialità a quella andrologica. Oggi, insomma, l'argomento che a me piace molto affrontare, l'infertilità maschile, purtroppo, è un argomento anni fa non considerato. Si pensava che l'infertilità fosse esclusivamente della futura mamma, della donna. Si è visto invece come anche l'uomo partecipa purtroppo alla infertilità di coppia, con percentuali che vanno intorno a un 30%, cioè un terzo delle infertilità di coppia si è visto essere per fattore maschile. Quindi se tanto mi dà tanto, il 30% è colpa dell'uomo e il 70% è colpa della donna. Domanda giusta, devo togliere qualcosa, perché un 33%, un 30% si è visto essere per fattore femminile, c'è una fetta della torta, il restante 30% cosiddetto idiopatica, un'infertilità della coppia dove non si riescono a trovare cause né nella visita ginecologica né tantomeno nella visita andrologica. Quindi 33, 33, 33. Eh sì, beh, come un po' il titolo del nostro telegiornale. Come si arriva a capire che sia l'infertilità? Si arriva, e può sembrare una risposta ovvia, quando la coppia che cerca figli, dopo uno o due anni di rapporti non protetti nei periodi fertili della donna, non vedono arrivare la benvoluta gravidanza. Allora la prima cosa che oggigiorno andrebbe fatta, ma io direi a scopo preventivo, non quando arriva questo momento, ma già quando l'uomo, anzi in una delle nostre puntate parleremo un po' di quando fare visite urologiche e andrologiche a questo punto, se lei me lo consente. Assolutamente, dottore. Il primo esame direi che è lo spermiogramma, fatto secondo le linee WHO 2010, i laboratori che si dedicano quasi esclusivamente a questo tipo di esame, permette di capire quello che può essere la potenzialità di fertilità dell'uomo. Io cerco anche sempre di sdrammatizzare, quindi lo spermiogramma sarebbe quella iniziativa che abbiamo vista spesso e volentieri nei film, nei quali vai in un certo laboratorio, ti danno una certa vaschetta, magari ti danno anche qualche giornale. Sì, adesso ormai i giornali saranno sostituiti, penso, dai nostri cellulari, certo ci deve essere la connessione se non c'è wifi. Sì, esatto, il contenitore può essere acquistato nelle farmacie, quello delle urine sterili, ma spesso lo danno i centri e l'uomo chiaramente con l'autoerotismo deve eseguire il prelievo. Uno potrebbe dire, vabbè, ma lo faccio a casa, sto più tranquillo, giusto, però entro 30 minuti deve essere studiato, per cui spesso i centri di seminologia pregano la persona di fare in sede la raccolta del liquido seminale, avendo degli spazi chiaramente idonei a questo. Dottor Minetello, si guarisce dall'infertilità? Si guarisce, ha visto un attimo di titubanza da parte mia, si guarisce in base all'entità. Ci sono tanti paroloni, però ecco, diciamo, le due grossi sistemi, la zoospermia, cioè assenza di spermatozoi, o le forme in cui sono pochi, si muovono piano, le forme tipiche sono poche, oligo, asteno, terato, zoospermia. E si guarisce spesso, da una parte, nelle forme recuperabili, oggigiorno con terapie di tipo nutraceutico o farmacologico o ormonale, quando il nostro testicolo è pigro, ma può essere stimolato a lavorare molto di più. Nelle azoospermie, dove un tempo sembrava tutto escluso, non dimentichiamoci che grazie alle tecniche di procreazione assistita, la cosiddetta PMA, si possono oggigiorno cercare e trovare spermatozoi nascosti nei dotti seminiferi del testicolo ed essere impiantati nell'ovulo della donna. Ho un buon rapporto col dottor Minetello, ma adesso rischio di farmelo nemico perché gli provo a fare una domanda che praticamente è sulla bocca di tutti. Ho letto su Wikipedia che l'infertilità potrebbe dipendere anche dall'inquinamento. È vero, dottore? La domanda è bella, sì, ho letto che, ormai sono abituato, ai primi tempi non avevo reazioni, perché è giusto che la persona legga, non è che il dominio deve essere del medico, però c'è sempre un po' questa indisposizione da parte di alcuni di noi. Giustamente la persona deve leggere e parliamo di quello che ha letto e io spiegherò quello che penso. La domanda è giustissima, l'inquinamento sta portando l'infertilità maschile per la presenza di sostanze ormonali che simulano gli ormoni maschili, sono chiamati distrattori di tipo endocrino, filtrati biosfenoli contenuti nelle plastiche, o addirittura l'inquinamento che raggiunge la placenta quando siamo ancora nella pancia della nostra mamma. Quindi a livello fetale si parla di uno sregolamento di un programma di, entriamo in argomenti molto tecnici, di epigenetica, però l'inquinamento sta alterando specialmente la fertilità dell'uomo. Lei ha spesso parlato in queste puntate dell'importanza della donna, della compagna, del
paziente che viene da lei. Qual è la reazione della donna quando scopre che il suo uomo è poco fertile o del tutto? La reazione è forte, non in senso accusatorio, ma è l'argomento in cui la donna è più presente, più partecipe, forse si può dire anche ovvio, nella coppia e nelle visite. E anzi, un piccolo aneddoto: adesso, in questo momento particolare, io non posso far entrare troppe persone a studio, e se la donna viene esclusa, mi sono capitate coppie che sono tornate indietro, quindi per dire quanto è l'interesse di confrontarsi con il medico. E quindi la donna con le unghie cerca in ogni caso di raggiungere la gravidanza. L'unica cosa, non voglio essere critico o poco simpatico, su questo argomento c'è veramente troppo studio, è un evento naturale. Se iniziamo a vedere l'8%, il 7%, il 3%, il test di capacitazione, fisce teste, eosina, diventa, togliamo naturalezza a un evento naturale. Questo, su questo dobbiamo stare un po' più moderati, ma la donna combatte fino all'ultimo minuto per raggiungere la desiderata gravidanza. L'ultima domanda, dottor Militello. Fra le email che sono arrivate in redazione ce n'è un paio, mi hanno colpito, chiedevano: ma il dottor Militello mantiene il riservo professionale? Nessuno saprà mai nulla di quello che succede nella sua stanza? Beh, ho l'obbligo come medico, ma ancor di più in queste situazioni dove chiaramente spesso la persona si entra un po' in confidenza, ci sono, ecco, delle confidenze della propria vita personale. Assolutamente, se un medico fa questo va veramente radiato dall'albo, insomma, rimane, ma neanche tra me e lui, perché io dopo 5 minuti veramente ho dimenticato. Dovere e piacere tenere i nostri segreti per noi. Io ringrazio il dottor Militello, Andrea Militello, e non posso far altro che consigliarvi, come sempre, di dare un'occhiata ai nostri titoli di coda, dove compare il consueto indirizzo di posta elettronica della redazione. Potrete mandare critiche, lamentele, ma anche video, foto e qualsiasi tipo di notizia vi possa interessare, non ultima qualche domanda in più che io magari non ho fatto al dottor Andrea Militello. Buona serata a tutti e grazie per l'attenzione.